Dopodiché, che cosa facciamo adesso? Il punto è cosa facciamo adesso. Oltre a questa questione tutta tecnica, che giustamente faremmo dormire tutti a casa anche alle 9, c'è un punto chiaro che si lega sulle politiche sbagliate del governo Renzi-Gentiloni, la stessa cosa di cui parlava Bekis. Allora, cosa c'è di sbagliato nelle politiche fatte? Se andiamo a vedere, la crescita la fanno gli investimenti. Io leggo la legge di stabilità, meno 8%. Quindi se tu tagli gli investimenti, dove vuoi andare? E allora che cosa c'è? Che cosa c'è che di sbagliato? Si è puntato sugli 80 euro, spingere la domanda, sulla decontribuzione delle assunzioni a tempo indeterminato, spingere l'offerta, decine di miliardi, risultato zero. Ma il peggio è che anziché puntare sugli investimenti, andare su due settori, su due linee sbagliate, è come è stata coperta questa cosa. È stata coperta con la clausola di salvaguardia, cioè io intanto faccio sta roba, la pago l'anno dopo aumentando l'IVA, che vale 15 miliardi. Allora facciamo una cosa semplice, come si fa quando si fa pulizia di un bilancio? Ora, avere lì ogni anno 15 miliardi che poi diventano 20, che devo coprire tutte le volte, e come diceva giustamente Nicola Rossi, l'anno 21 ci viene il mal di testa solo a pensare a chi deve fare la manovra, facciamo pulizia. Questi 15 miliardi a bilancio non ci sono. Allora, sapete cos'è la novità? Il deficit lo aumentiamo di 15 miliardi, almeno il bilancio è pulito. E da lì in poi ragioni in maniera seria.